Allora, dicevo, sono rimasto stupito e spiazzato della calendarizzazione di questa delibera sotto vari aspetti. Un aspetto è quello della ammissibilità della delibera, ma se siamo qui a discuterla, evidentemente il segretariato non ha ritenuto che, diciamo, una delibera che è riduttiva rispetto a una delibera poi approvata a luglio dall'Aula fosse, come dire, in contrasto con quanto appena approvato dall'Aula, ma in realtà, insomma, molte delle cose restrittive presenti in questa delibera sono state approvate più ampiamente a luglio. Quindi io lamento i miei dubbi, ma siamo qui a discuterla e quindi andiamo avanti. Dall'altro lato, insomma, mi sono sentito un po' come in alcuni film, no? Il giorno della marmotta. Qualcuno ricordare si vive sempre lo stesso giorno. Ecco, sono tornato un po' indietro a maggio quando si discusse di queste delibere. Oppure forse a ritorno al futuro, come se il PD volesse tornare indietro non accettando l'approvazione della delibera 81-2020, che ha portato grande beneficio agli operatori. Gli operatori sono qui e se fossero collegati lo direbbero al Partito Democratico, direbbero che ci vuole una faccia di bronzo per presentare una delibera che va in senso ampiamente restrittivo rispetto a quella che l'Aula ha già approvato, perché questa delibera concede meno spazi e concede meno deroghe, concede un periodo. Ecco, la delibera prevedeva di dare le OSP fino al 31 ottobre 2020, siamo a dicembre e probabilmente anche il governo stesso, che ha ampliato fino a dicembre i criteri che inizialmente aveva messo nel decreto legge, si sta rendendo conto che non sono assolutamente utili al fine ancora di salvare le attività produttive. Quindi sicuramente forse il governo dovrà riflettere su quanto già fatto da Roma Capitale, dall'Assemblea Capitolina, con la delibera 81 e pensare che se si vogliono veramente salvare le attività produttive, non appena ci sarà la riapertura, si dovranno concedere appunto altri mesi di occupazione di suolo pubblico che sono importanti appunto per tutti, per sopravvivere innanzitutto e speriamo anche di rilanciarsi, perché le attività produttive si stanno indebitando se non sono già fallite. Ed ecco, oggi presentare questa delibera è uno schiaffo forte a tutti quelli che stanno resistendo nella speranza di avere un domani. Ecco, io veramente non me l'aspettavo e sono stupito e amareggiato di questo. Veramente mi dispiace moltissimo. Non capisco il senso se non quello di ribadire ancora una volta che Roma Capitale, il PD, tutela forse più i residenti degli operatori, come fatto qualche volta in alcune commissioni, rappresentato da alcuni consiglieri del Partito Democratico, però ecco, non posso accettarlo e sono qui a rappresentare l'equilibrio tra tutti i soggetti, come si chiamano, portatori di interesse, che sono sia i cittadini che gli operatori, nell'interesse del bene comune e delle attività produttive che concorrono poi al benessere della società. Quindi mi spiace, consigliere Peronzi, ammiro il coraggio del voler andare avanti portando quest'atto che veramente è un palliativo e invito forse a ritirarlo, forse sarebbe la cosa migliore nel rispetto degli operatori. Se vuole andare avanti, è ovvio che avrà vita breve questo atto. Grazie, Presidente.